sperare. Marco Melandri sorvegliato dal boss che non, perché ha detto che deve controllare quello che gli dico e prendi appunti perché sono un bastardo. Quindi no, non voglio fare domande cattive, ho già parlato con un po' di gente, Badovini, Superbike sono eccitati, volevo sapere se eri parimenti eccitato anche tu per l'anno prossimo. Per adesso sono un po' dispiaciuto visti i test sprecati per il maltempo, per lo più siamo andati in Spagna diciamo a niente, aspettare tutto il giorno che asciugasse la pista senza poter far nulla, abbiamo giusto fatto qualche giro sull'asciutto ma con assoluta cautela e nessuna indicazione, perché comunque il cambio delle gomme Pirelli è importante e credo che andrà rivisto completamente l'assetto e la strategia della moto. Fra voi e quegli altri della MotoGP sembrava che cercaste l'acqua, cioè tipo Rabdomanti, andavate dove pioveva. È tutto l'anno noi che diciamo l'acqua la troviamo anche, però noi solo puntualmente la domenica mattina, quindi è stata una stagione non facile, adesso vediamo il prossimo anno se ci grazieranno un po' di più. Tu, cioè, è un anno abbastanza di rivoluzioni, no? Tu hai Chaz come compagno di squadra, voglio dire, mi sembra che forse fra tutti sei quello, diciamo così, più caposquadra di tutti, oppure non ti ci senti così? No, il bello delle moto è che ancora ognuno fa la sua strada e cerca di fare la sua gara, quasi tutti diciamo, e quindi avremo comunque entrambi lo stesso materiale, dovremo lavorare per sviluppare la moto e adattare al meglio le 17 e poi in pista cercheremo entrambi di guadagnarsi diciamo il posto da numero uno in squadra. Senti, cambiamenti col team nuovo, diciamo la nuova gestione, quella più italiana, oppure per te non è cambiato niente perché la tua squadra è uguale? No, di fatto per me il garage rimane lo stesso, quindi questo è un punto importante. D'altra parte abbiamo quel po' più di estro italiano, forse per cercare di velocizzare alcuni procedimenti, però anche abbiamo un minimo di distacco in più da Monaco per alcune diciamo soluzioni tecniche, non lo so, speriamo che tutto vada per il meglio, ma credo che un po' il futuro della Superbike sia quello di vedere squadre ufficiali appoggiate a team esterni. Senti una cosa, io volevo chiedere proprio questo, cambiamenti di quanto riguarda Infront, gestione Dorna, tutte queste cose politiche che interessano il giusto, ai giornalisti, ai tifosi, interessano anche per certi aspetti, ma i piloti interessano meno, di più, cioè tu noti dei cambiamenti, delle cose diverse? No, ad ora no, bisognerà vedere quando ripartirà la stagione. Quello che a noi preme è che rimanga lo spirito diciamo aperto e libero della Superbike attuale, e che secondo me anche il livello tecnico delle moto non deve essere rivisto eccessivamente, perché comunque adesso si ha possibilità di vedere delle moto meno competitive diventare competitive perché si ha un po' più di libertà di sviluppo, mentre se si cerca di dare più restrizioni e avvicinare più alla stock si rischia di avere distacchi molto più elevati, quindi speriamo che rimanga tutto così com'è. Ah, quindi tu sei di quelli che non vuole la stocchizzazione della Superbike. Vabbè, almeno da una parte mi fa piacere, insomma. Poi venendo tu dai prototipi forse senti di poter dare di più anche così, forse pensi che sia giusto così. Sì, anche perché comunque se guardiamo la stock ci sono solo Ducati e quest'anno c'era Kawasaki, però Honda è inesistente, Yamaha è inesistente, Suzuki è inesistente. Quest'anno sì, BMW è riuscita a vincere, però hanno faticato tutti, cioè ci sono poche moto stradali pronte per far bene. Come ho detto, il divario sarebbe troppo elevato perché alcune marche fanno il modello R e potrebbero correre con una moto quindi già di base decisamente più evoluta. E secondo me la libertà attuale permette un bel livellamento. Di fatto i primi 5 piloti avevano 5 moto diverse, questo è il bello del nostro sport. Aprilia senza Biaggi ti fa paura uguale, oppure paura in senso sportivo ovviamente, oppure pensi che molto fosse mano sua? Ma sicuramente Aprilia sarà competitiva, come ho detto rispetto e nei suoi panni avrei fatto la stessa scelta di Max, ma mi dispiace perché comunque quest'anno ho sprecato un'occasione importante e nonostante partivamo da una situazione difficile all'inizio anno, mi sarebbe piaciuto nel 2013 giocarmela ad armi pari partendo con la consapevolezza di essere competitivi fin da subito, quindi
questo è un po' un dispiacere, però credo che al momento la Kawasaki sia la moto da battere. Io non faccio più l'intervista se c'è Vergani, perché ho paura che, perché mi dai i calci e poi dopo non mi fa fare più le cose, che dice che sono bastardo. Io chiudo, ti faccio dare l'appuntamento a Riders for Riders, no? Questo, dai. Assolutamente, domenica vi aspettiamo a Faenza. Quest'anno ci sarà anche il valore aggiunto dei ciclisti, dove avremo una maratona tra ciclisti e motociclisti in mountain bike. Ci divertiremo per aiutare chi è meno fortunato di noi, i nostri colleghi meno fortunati di noi, e speriamo che Mr. Helmet cambi la camicia.